Ciao a tutti, questa sera faremo la carbonara tartufata. Con questa ricetta ovviamente potete fare anche quella classica. E io adesso vi farò vedere con la bilancia come fare la carbonara perfetta. Non che la mia sia perfetta, però diciamo con questa ricetta otterrete una carbonara sicuramente buonissima. Cominciate prendendo una ciotola e posizionatela sulla bilancia facendo la tara. Prendete l'uovo. Separatelo dall'albume una volta messo l'uovo nella ciotola, vediamo quanto pesa. Questo pesa, il tuorlo pesa 30 grammi. Cosa faremo? Andremo a mettere 30 grammi di pecorino più 10, quindi 40 grammi di pecorino. Aggiungiamo del pepe e andiamo a girare. Se vedete i loghi qui sopra sono le altre mie pagine, mi trovate anche su YouTube e su Instagram. Se mi seguite ne sarei davvero onorato. Iniziamo facendo rosolare il guanciale. Una volta diventato croccante, una parte toglietelo che lo useremo come guarnizione. Quando il nostro guanciale è ben croccante, andiamo a toglierne una parte, lo mettete sulla carta assorbente. Aggiungiamo un paio di metri d'acqua e adesso caliamo la pasta. Il nostro tagliolino è pronto. Procediamo a mantecare. Aiutatevi con un mestolino d'acqua fredda che vi aiuterà a far rilasciare più velocemente l'amido alla pasta. Quando la pasta avrà rilasciato l'amido, abbassate al minimo il fuoco e andate a mettere il nostro impasto d'uovo. Quando abbiamo raggiunto la densità che vogliamo ottenere, andiamo ad aggiungere il tartufo. Se lo avete fresco è meglio. La nostra carbonara è pronta, vedete? Bella cremosa. A questo punto andiamo a impiattare. Il nostro guanciale croccante. Pecorino e un po' di pepe. E la nostra carbonara tartufata è pronta.